Perché non usate la corrente di Westinghouse? Non mi piace. Pensate sia pericolosa? Sì, è così. Supponete di prendere questa terribile corrente di Westinghouse, quella da usare sul signor Kemmler. Ora, supponete di utilizzarla per 5 o 6 minuti. A 1500 volt, quanto gli ci vorrebbe prima di sentire il bruciore? Beh, la temperatura potrebbe salire di 4 o 5 gradi oltre il normale e continuare finché non fosse mummificato. E questo non causerebbe indicibili sofferenze? No, affatto. Come lo sapete? Ho potuto osservarne gli effetti uccidendo con l'elettricità un cavallo del peso di 1000 libbre. Il cavallo ha sofferto? Non ne ha fatto menzione. Ora, signor Edison, sembra non corra buon sangue tra lei e il signor Westinghouse. Non nutro particolare avversione per il signor Westinghouse. C'è una sorta di gara tra voi due, non è così? Non è questo l'oggetto del dibattimento. Mi è stato chiesto nella mia veste imparziale di scienziato di rispondere alla domanda se la morte per elettricità violi l'ottavo emendamento e se sia crudele e inadeguata, nella mia opinione di esperto, il solo metodo umano di esecuzione è la corrente alternata di Westinghouse. Il signor Edison sa che oltre i 30 ampere ogni corrente può essere... Milliampere, se dovete interrompermi, che sia con l'appropriata terminologia. Grazie, vostro onore. È mio l'onore.